e tra poco effettueranno il consueto saluto. Abbiamo con il numero 5 Francesconi, 6 Bartoli, 7 Bonamano Chiara, 14 invece il vice capitano Mara Bonamano, con il numero 10 Crosta, 16 Di Luca, 13 Chiara Fa Francesca Fanelli, il capitano dell'handball Flavioni, con il numero 3 Feoli, 72 Ferretti, 28 Ravaz, sappiamo che è stata chiamata anche in nazionale, sicuramente una delle giocatrici di maggior qualità di questa compagine, con il numero 18 Spizzico, con il numero 12 Spreghini e con il numero 1 Bulacs. Questa è un po' la formazione della Flavioni che affronterà appunto questa importante partita. Tra l'altro, Stefano, c'è lo speaker che sta annunciando proprio adesso i nomi e con i numeri delle ragazze che prenderanno tra poco parte a questa partita. Ma guarda Stefano, come dicevo, obiettivamente gli avversari sono una squadra temibile perché non se lo aspettava quasi nessuno, però sono partiti molto bene, hanno collezionato punti importanti e si trovano in piena zona playoff. Anche se, come dicevo, non ci si aspettava tutta questa forza all'inizio, però io credo che qui in casa c'è sempre bisogno di fornire una grandissima prestazione, oltre che per quel che riguarda il gioco, soprattutto di carattere, perché anche se si affrontano formazioni magari più forti sulla carta, bisogna cercare anche, sbilanciandosi in qualche modo dal punto di vista tattico, di portare a casa la vittoria, perché come sai bene anche tu, la Serie A è un campionato molto difficile e quindi bisognerà a tutti i costi provarci fino in fondo, anche se sulla carta, ripeto, di fronte c'è una squadra molto temibile. Perfetto Stefano, va benissimo. Allora, grazie Stefano per la linea. Intanto stiamo appunto riprendendo le immagini e quindi direi buon pomeriggio a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Oggi vi racconteremo il match, l'importantissimo match tra GSH Flavioni Handball contro Casalgrande Padana. Come possiamo vedere anche dalle immagini, la Flavioni indossa la maglia giallo fluorescente, mentre invece le avversarie la maglia rossa. Andiamo subito a leggere le formazioni, anche se le ho dette in precedenza, le ripetiamo per rinfrescare un po' la memoria dei nostri telespettatori o per chi si fosse sintonizzato proprio in questi istanti. Con il numero 5, partendo dai padroni di casa, abbiamo con il numero 5 Francesconi, 6 Bartoli, 7 Chiara Bonamano, 14 Mara Bonamano, 10 Crosta, 16 Di Luca, 13 Fanelli, il
capitano, 3 Feuli, 72 Ferretti, 28 Ravaz, 18 Spizzico, 12 Spreghini e con il numero 1 Bulash. Mentre invece per quanto riguarda Casalgrande Padana, sesta con 14 punti, abbiamo 3 Raccuglia, 5 Giombetti, 7 Piano, 8 Franco, 9 Gaddi, 10 Furlanetto, 11 Dallari, 12 Savola, 13 Pranzo, 14 Artoni, 16 Bassi, il capitano, 18 Artoni, Alessia, 19 Orlandi e 21 Bernabei. Siamo partiti subito con il tiro e la conclusione da parte della numero 6, Enrica Bartoli, che ci ha provato e subito ammonizione per questo fallo, dopo che la giocatrice era penetrata praticamente in aria, e c'è subito praticamente un tu per tu tra la numero 5, la Francesconi, che andrà contro il portiere del Casalgrande Padana. Subito quindi occasione per sbloccare la partita. Rigore, parte il tiro, c'è la rete, Francesconi sblocca la gara, 1-0 Flavioni. Partono subito bene le ragazze di mister, di coach Pacifico, più consono la parola coach piuttosto che mister, per sport come basket, pallavolo, anche pallanuoto di solito si utilizza la parola coach, mentre invece naturalmente per il calcio, per il calcio a 5, più consono la parola mister. Ma torniamo alla gara, perché c'è un buon palleggio da parte delle ragazze in maglia rossa. Pallone dentro per la numero 18 Alessia Artoni, che ha provato a girarsi, non c'è riuscita. Buona copertura in fase difensiva quando praticamente la partita è già iniziata un minuto e mezzo, siamo infatti praticamente 28 e 30 secondi. 1-0 Flavioni, grazie al... Sì, ti sento Stefano. Perfetto. E intanto vediamo la Flavioni che sta continuando a gestire il pallone. Flavioni che... effettua un buon palleggio. Ancora Flavioni che, come dicevo, si sposta il pallone sulla destra, parte il tiro, finisce fuori veramente per un pizzico. E allora pallone ribaltato dall'altro fronte, ancora Casalgrande che prova ad andarsene in avanti. La GSH ripartirà da dietro con il suo portiere. Adesso pallone per Crosta. Ancora Crosta che gira il pallone per la Ravaz. Ancora Martina Crosta a gestire. Pallone per la numero 10. Ribalta il fronte sulla 28. Sì Stefano, ecco la linea che ho ricevuto. Intanto c'è una buonissima azione, c'è il raddoppio proprio in questo momento della Flavioni. 2-0 il gol, la rete anzi è stata siglata da Chiara Bonamano. E 2-0, ricordiamo i nostri telespettatori, dopo che la gara era stata sbloccata dal rigore della Francesconi, traversa qui del Casalgrande intanto. E c'è anche una ammonizione per una giocatrice della Flavioni, credo per la numero 17. Intanto c'è il Casalgrande che riprende il suo gioco. Non c'è comunque calcio di rigore perché il fallo era stato effettuato fuori dall'area. Dicevamo 2-0 per la Flavioni, che è partita subito alla grande. Rete di Francesconi su calcio di rigore. E poi l'altra rete siglata dalla numero 7. Qui c'è la rete che accorcia le distanze. Buona progressione in area da parte della numero 10 Furlanetto, che con un buon tiro sia di precisione, con un mix di precisione e potenza, è riuscita a battere il portiere della Flavioni. E allora ancora Crosta, pallone per la Ravaz, si ribalta ancora il fronte sulla destra, pallone dentro, la Crosta la dà col mancino, ancora per la Ravaz, numero 28 che la rigira sul lato sinistro. Qui il passaggio non è dei migliori e allora può ripartire da dietro Capitan Bassi, che tra l'altro ha il numero 16 ma anche il capitano, oltre che essere il portiere di questa compagine. Ricordiamo sesta con 14 punti, attualmente naviga in zona playoff. Tuttavia di fronte si trova una Flavioni che sembra essere partita con un atteggiamento agguerrito. Contropiede, Crosta, uno contro uno, che parata della Bassi! Che bel contropiede da Flavioni, ma risponde alla grande il portiere delle ragazze del Casalgrande Padana. Ricordiamo che la Flavioni è penultima e quindi questi match diventano fondamentali, soprattutto in casa,
tra le mura amiche per cercare davanti al pubblico, davanti ai propri tifosi, grazie anche al loro supporto, di guadagnare più punti possibili per guadagnare una salvezza davvero ostica, ma una salvezza possibile e raggiungibile. Ricordiamo la promozione dello scorso anno. Tra l'altro, come ricordava anche il nostro Stefano Pettinari, oggi è una giornata quasi storica, dal momento che abbiamo anche in collegamento la partita della SNC commentata da Simone Dell'Uomo, e qui c'è subito il gol, la rete del 3-1. La Ravaz, la numero 28 della Flavioni, è riuscita all'angolino a siglare un'importantissima rete per la sua squadra, più 2 della Flavioni, 3-1 il parziale. E quindi dopo il rigore della Francesconi, dopo la rete di Chiara Bonamano, c'è anche la rete della numero 28 che porta così a 3 il numero delle reti totali per la sua squadra. Adesso Casalgrande che gestisce il pallone dentro. Buona azione questa da parte di Dallari, che è entrata in area ed è riuscita a battere il portiere alla grande in questa occasione. Intanto ancora la Ravaz, che però chiede aiuto con la compagna, quasi un aiuto di comunicazione. Tra l'altro, dicevo, oggi c'è il nostro Simone Dell'Uomo. Attenzione però, perché c'è ancora una volta la rete della Flavioni. Enrica Bartoli, con potenza, con precisione, è riuscita a far andare nuovamente sul più 2 la sua squadra. Ricordiamo, in maglia giallo fosforescente, come naturalmente e ovviamente potete vedere dalle immagini. Tra l'altro, dicevo, il nostro Simone Dell'Uomo sta commentando la partita dell'SNC al Foro Italico contro Roma Arvaglia. La cosa interessante, e il dato interessante soprattutto per la gente di Civitavecchia, è che si affrontano i due fratelli Muneroni, e quindi tu scontro tutto in famiglia. Intanto Furlanetto, buon movimento da parte della 10, pallone dentro, e viene battuta la Boulash, che non riesce a respingere il tiro. Pallone per Francesconi, la gira sulla Ravaz. Ravaz molto bene, dentro per Crosta, col mancino per la compagna, voleva premiare il suo inserimento. Ancora Riga Bartoli che sta mettendo davvero in apprensione la retroguardia avversaria. Francesconi la rigioca dietro, Crosta in cabina di regia. Ravaz si accentra, va al tiro col mancino, pallone che finisce fuori. E calcio d'angolo, ancora Flavioni, fronte ribaltato su Martina Crosta, prova a entrare in area, c'è un tocco e pallone ancora per la Flavioni. 4-3 il risultato. Crosta, Francesconi cambia lato, ancora la Flavioni handball, pallone per la Ravaz, ha tre avversari addosso, addirittura riesce addirittura a concludere colpendo la traversa, però era stato fischiato il fallo in precedenza. Sappiamo che la giocatrice, come detto più volte, soprattutto all'inizio della nostra telecronaca, è stata chiamata anche in nazionale italiana. Intanto ci arrivano notizie che Andrea Muneroni ha sbloccato la gara per la SNC. Ma torniamo però al racconto della nostra gara. Francesconi, passaggio un po' difficile, riesce tuttavia a prendere il pallone, ma si trovava fuori praticamente dal campo la giocatrice della handball Flavioni. Pallone per Furlanetto, dentro ancora per la conclusione da parte di Racuglia, che è andata al tiro col destro e ha provato la conclusione. È rimasta anche a terra, credo, qualche problema fisico per la giocatrice del Casalgrande Padana. Vediamo se si rialzerà. Si è rialzata, anche se sta uscendo fuori dal campo. Speriamo nulla di grave per la numero 3. Entra in campo la numero 21, la Bernabei, per Casalgrande Padana. Pallone ancora per il Casagrande, che sta sfruttando il gioco soprattutto sulla parte sinistra del campo. Qui conclusione dentro, c'era stato il gol, ma il gioco è stato fermato in precedenza da due arbitri, come possiamo vedere alle immagini. Dentro Francesconi, parte il tiro e c'è il gol, vediamo se viene convalidato.
Non ho capito bene, a dire la verità, se è stato convalidato. Quindi tanto traversa pazzesca. Perché credevo che il gol fosse stato convalidato, però il parziale è rimasto lo stesso. E questa volta credo che non ci siano dubbi sul gol. Questa volta sì che viene convalidato. Ancora lei, dopo il calcio di rigore che ha sbloccato la gara, la Francesconi, Anna Giulia Francesconi, riesce ancora una volta a trovare la sua doppietta personale e a portare sulla quinta rete la sua squadra. 5-3 il parziale tra GSH Flavioni Handball e Casalgrande Padana. Dallari apre il gioco, Bernabei, la neo entrata e la prima entrata per la sua squadra. Pallone dentro, c'è ancora un fischio dell'arbitro. Casalgrande che riparte e conclusione qui. Buon posizionamento, sottolineerei, da parte di Bugel, perché a mio avviso era molto molto difficile della Bulash, scusate, coprire questo tiro molto molto insidioso. Intanto stiamo per riprendere il collegamento con la regia. Ripartirà la Furlanetto, che la gioca però più vicino sulla Dallari. Pallone ancora per Furlanetto. Veramente sta toccando un'infinità di palloni. E qui ancora la Furlanetto. Pallone dentro. E la conclusione. Siamo intanto sul 5-3 per la GSH Flavioni Handball, che sta conducendo con ordine la partita. E come dicevo, Casalgrande che si rende pericolosa soprattutto sulle fasce. A volte ci sono queste accelerazioni della numero 10 Furlanetto e della numero 11 Dallari che mettono in serio pericolo la retroguardia Civitavecchiese. Però devo dire che la Francesconi quest'oggi è in grande forma, perché ha siglato già una doppietta. Soprattutto sta giocando con molta grinta e sta dando fiducia a tutto il reparto offensivo della sua squadra. Poc'anzi però c'è stato il rigore proprio siglato dalla numero 10 Furlanetto, che ha così ancora una volta accorciato le distanze, meno uno tra Casalgrande e Flavioni, 5-4 quindi il parziale. Vediamo come andrà a finire questa azione della Flavioni, perché come dicevo il rigore è stato assegnato dopo che la numero 11, la Dallari, si era inserita perfettamente nella retroguardia avversaria e le Civitavecchiesi sono state costrette al fallo. Attenzione però, perché c'è una buona occasione adesso per la Flavioni. Pallone all'indietro, ancora per la crossa che va alla conclusione, e una bellissima rete. Ricevuto il pallone molto bene dalla compagna, si è centrata e col destro ha fulminato il portiere, la numero 16 Capitan Bassi, il capitano appunto di Casalgrande Padana, che nulla ha potuto sulla conclusione di Martina Grossa, una delle migliori marcatrici stagionali della Flavioni Handball. Ancora una volta ha mostrato le sue qualità da finalizzatrice, però ripeto, è stato praticamente fatto un bellissimo tiro, perché molto molto potente, quindi era quasi imprendibile per il portiere. C'è ancora un contatto in zona difensiva della Flavioni, che vediamo si difende con molto ordine. Sarà importante, soprattutto come sottolineava anche Coach Pacifico durante la puntata di Sport Today condotta da Simone Dell'Uomo, mantenere molto vicine le linee, dal momento che, come dicevo, Casalgrande è una squadra forte di partenza. Qui la Ravaz va sul più 3, 7-4, che azione! E questo deve fare la Flavioni, coprirsi bene, raggrupparsi e poi ripartire, perché se è vero che Casalgrande, come dicevo, ha giocatrici veloci e dinamiche che sulle fasce possono fare la differenza, però la Flavioni quando si chiude e riparte contro le compagini più forti in questa stagione molte volte è stata efficace, soprattutto qui in casa dove probabilmente avrebbe meritato qualche punto in più. Ricordiamo che questa è l'ultima partita prima della sosta natalizia e qui viene atterrata la Furlanetto ancora una volta. Viene commesso un fallo, Furlanetto che va a prendere il pallone e ancora una volta andrà contro la Bulash per questo calcio di rigore. Parte la 10, finta il tiro e adesso va! Ancora una volta si mostra quasi infallibile la numero 10 Furlanetto del Casalgrande Padana dal dischetto. Però ripetiamo, Flavioni che sta conducendo, siamo sul 7-5 per le ragazze di Coach Pacifico, che fino a questo momento si sta limitando a qualche indicazione, perché Flavioni che è partita con un carattere molto propositivo, con un gioco molto propositivo e soprattutto molto aggressiva la squadra Civitavecchiese. Sarà importante però mantenere questo atteggiamento per tutta la partita e comunque anche non spingere al massimo in questo primo tempo.
Ricordiamo che in questo sport, in tutti gli sport, ma in particolare in questo sport, è importante il dispendio energetico e quindi la gestione e l'amministrazione delle energie. Ancora Navaz che fulmina il portiere, che tiro della numero 28, veramente un'azione coinvolgente che ha portato all'ottava rete per la Flavioni Handball. Flavioni Handball quindi 8, Casalgrande Padana 5. Bellissima partita che stiamo vedendo qui al palazzetto, tra l'altro dato interessante, palazzetto quasi pieno per quanto riguarda la nostra tribuna. Dicevamo che anche con l'approdo in Serie A di queste ragazze, nonostante le difficoltà economiche e anche per quanto riguarda lo spazio dei sponsor, sono riuscite comunque a, grazie all'apporto della città, ad andare in Serie A, e questo è un bellissimo segnale per lo sport Civitavecchiese, perché quando tutte le persone si uniscono per uno sport che magari da molti è considerato minore, però anche l'apporto delle persone esterne, tra virgolette, ha consentito alle ragazze di Coach Pacifico di giocarsi la Serie A e di conquistarsi la salvezza, perché tutti i discorsi sono aperti, però è sicuramente una stagione che bisognerà vivere fino alla fine, dove ci sarà bisogno dell'aiuto e dell'ausilio di tutte le giocatrici in campo, anche perché ricordiamo che probabilmente la Flavioni ha subito una gravissima perdita, anzi senza il probabilmente, con l'infortunio del suo capitano Erika Maruzzella, che sarebbe stata sicuramente una giocatrice che avrebbe potuto dare moltissimo sia in termini di gioco e di qualità, ma soprattutto in termini di carattere. Vediamo se riuscirà a rientrare in campo. Qui c'è praticamente una strattonata sulla maglietta della giocatrice Civitavecchiese, credo sia la numero, tra poco vi dirò chi è. È comunque fallo, infatti la Flavioni riparte e rinizia a rigestire il gioco. Ravaz col mancino per Crosta, ancora Crosta, palleggio, non si capisce bene con Ravaz. Probabilmente questo è il primo passaggio che sbagliano le due compagne di squadra, perché fino a questo momento sono state impeccabili, non hanno sbagliato praticamente nulla in zona offensiva, però può capitare, sono umane anche loro. Verticalizzazione ancora per la Flavioni. Viene incontro Crosta, va incontro un avversario e con potenza, con decisione, ancora lei, la numero 10. Riparte però Casalgrande, l'arbitro ha fermato il gioco. Viene intanto chiamato il time out. Ricordiamo che mancano 13 minuti e 7 secondi alla fine di questo tempo. Siamo 9-5 per l'handball Flavioni. Casalgrande che, ripeto, è una formazione temibile e ostica, ma Pacifico ha preparato tutta la partita, tutta la settimana questa partita. Ancora colloquio le ragazze con i rispettivi coach. Stanno dando indicazioni importanti. E squadre che rientrano in campo proprio in questo momento. Vediamo se ci sarà una diversa disposizione tattica per quanto riguarda questo nuovo ingresso in campo. Casalgrande che aveva in mano il gioco e infatti riprende proprio la squadra in maglia rossa. Pallone dietro ancora per Furlanetto, dentro per Raccuglia. Gestione di palla da parte del Casalgrande Padana, esce però con i tempi giusti il portiere della Flavioni. Riparte ancora la Ravaz, la copre col mancino, si inserisce la Crosta, uno contro uno, ancora Crosta, va la conclusione. Che azione però. Riparte però subito da dietro, c'è la conclusione, bellissimo, però c'è da dire la rete per gli avversari che sono riusciti a ribaltare il fronte. Ravaz va alla conclusione, ancora la Ravaz, si vede tutta la qualità della numero 28 dell'handball Flavioni. Dallari la rigioca su Raccuglia, Raccuglia si gira,
Sì, eccomi Stefano, ripreso la linea. Siamo sul 10-6 per la Flavioni. Qui intanto c'è stata un'occasione colossale per il Casalgrande Padana. Tra l'altro, sì, riassumendo un po' quello che è successo nei minuti precedenti, c'è stata una bellissima rete da parte della numero 3 della raccuglia del Casalgrande, che ha praticamente messo il pallone sotto il set, passatemi questo termine calcistico. Poi però sul ribaltamento di fronte la Ravaz con grandissima qualità si è centrata, liberandosi di due o tre avversarie, e con molta freddezza e soprattutto con molta potenza è riuscita a siglare la decima rete per la sua squadra. Altro contropiede per la Flavioni, che sta molto sfruttando queste defaillance difensive per il Casalgrande, che secondo me non si aspettava un atteggiamento così arrembante fin dall'inizio da parte della Flavioni. E infatti adesso, dal momento che Casalgrande vorrà a tutti i costi recuperare punti per cercare la vittoria, inevitabilmente lascia degli spazi e degli spiragli importanti che veramente la Flavioni fino a questo momento perlomeno sta sfruttando alla grande. Torniamo al racconto della partita attuale. Crosta finta il passaggio interno e allora dalla compagna Francesconi dietro per Ravaz, palleggio dietro ancora per Crosta, che entra in area a tre avversari addosso, è costretta a scaricare il pallone, riesce ugualmente a concludere la Flavioni. Forse c'era anche un fallo, l'arbitro però non fischia nulla e quindi riparte subito il Casalgrande Padana. Pallone dentro, atterrata in area la ragazza in maglia rossa. Si rialza in questo momento Franco, la numero 8 del Casalgrande, anzi scusate, non la numero 8, la numero 7. E allora pallone dall'altra parte per Dallari, che insieme alla Furlanetto è la migliore in campo fino a questo momento delle sue compagne. Si copre bene la Flavioni, è difficile penetrare nella difesa Civitavecchiese, anche se qui c'è forse più che un merito delle ragazze di Pacifico, un demerito nell'attacco, nella proposizione dell'attacco del Casalgrande, che però recupera il pallone e riparte. Raccuglia, la gira subito, pallone dentro, conclusione di Bernabei e buonissima parata della Boulash, che copre bene la sua posizione, sta dettando bene moltissimo le posizioni e le marcature alla sua squadra. In due tempi, Bonamano, Ravaz, Crosta. Ancora Crosta, la rigioca sulla Ravaz, l'appoggia alla compagna, riceve ancora la numero 10, che palleggia ancora la compagna, è costretta a giocarla dietro. E che gol, che rete da parte di Enrica Bartoli, che trova così la sua doppietta personale. Ma che gol, ragazzi! Veramente una bellissima azione da parte della Handball Flavioni, che con molto ordine, con molta pazienza è riuscita a compattarsi dietro e poi a ripartire con grandissimo equilibrio, trovando così l'undicesima rete. Siamo infatti sull'11-6 quando mancano praticamente 9 minuti alla fine di questo tempo. 11-6. Pallone dietro, c'è il fischio dell'arbitro, questo passaggio non è andato a buon fine e allora riparte la Furlanetto, conclusione imprendibile. Questo tiro, diciamo che la peculiarità della numero 10, la caratteristica principale del Casalgrande, è che nei suoi tiri, oltre che grande cattiveria, mette sempre moltissima precisione, e questo sta facendo la differenza, perché credo abbia già segnato 3-4 reti molto simili tra loro. Però ripeto, anche se il suo tiro è sempre molto simile, a quanto pare è molto efficace, come sta dimostrando durante tutta questa stagione. Pallone dentro, l'arbitro però fischia, c'era la Francesconi che si sarebbe trovata a tu per tu tutta sola con Capitan Bassi, però c'è stato il fischio dell'arbitro e Casalgrande che riparte. Furlanetto la lascia a Dallari, palleggiano ancora le giocatrici in maglia rossa. Furlanetto verticalizza, Ravaz attacca l'avversaria, pallone per Dallari, attaccata da due giocatrici della Flavioni. L'arbitro fischia ancora una volta e allora gioco fermato. Dallari, Furlanetto, Dallari, scambio velocissimo in due tempi. Boulash fa ripartire subito, attenzione perché c'è il contropiede, parte il tiro, traversa clamorosa da parte della Francesconi, Dianna Giulia Francesconi, che ci ha provato con grandissima qualità, si è spinta in avanti, l'ha stoppata col man anzi, ha preso la palla con il mancino, se l'è portata sul destro, ha caricato il tiro. Il suo tiro però si è stampato perfettamente sulla traversa, non riuscendo a siglare. Qui un po' sfortuna da Casalgrande, che va 2 volte alla conclusione, ma per 2 volte Boulash risponde presente.
crosta, la rigioca sulla Ravazza, pallone dentro, parte il tiro e c'è un gol pazzesco di Chiara Bonamano, quasi di pallonetto, è riuscita a battere il portiere, bellissima la rete della Bonamano, quasi una sorta di pallonetto, anche qui passatemi questo termine calcistico, una sorta di cucchiaio alla Francesco Totti. Intanto ricordiamo che Casagrande sta attaccando in questo momento, conclusione ancora di Furlanetto che ancora una volta riesce a trovare l'angolino, 12-8 per la Flavioni, pallone per Raccuglia che entra in aria, parte il tiro in rete, Raccuglia, 12-9 ancora per la Flavioni, il gioco viene ancora fermato per un time out, ricordiamo il parziale 12-9 per la Flavioni, mancano 5 minuti e 58 secondi alla fine di questo tempo. Ancora a colloquio le giocatrici con i rispettivi tecnici. Vediamo con che atteggiamento rientreranno in campo le squadre. Squadre che proprio in questo momento rientrano in campo. Ricordiamo ai nostri telespettatori che Simone dell'Uomo sta commentando la partita dell'SNC. Intanto siamo ripartiti, sarebbe una vittoria importantissima oltre che per il morale ma soprattutto per la classifica, perché in zona salvezza darebbe una scossa sicuramente. Crosta, Ravaz scambia con Crosta, pallone rigiocato all'indietro per la numero 28, rientra la Bonamano che sta lottando molto su quell'out di campo, finta il tiro, si gira qui la Bartoli che ha provato un numero, ha guadagnato fallo e Capitan Fanelli si va ad appropriare del pallone. E la ridà all'indietro per la crosta. La rigiocano ancora le giocatrici di Coach Pacifico. Crosta per Ravaz. Ravaz ancora, parte il tiro in rete. Rete di Ravaz. Che gol ancora una volta. Se Casalgrande Padana a Furlanetto, che è veramente una giocatrice di qualità per quanto riguarda le conclusioni, da questo punto di vista la GSH Flavioni Handball può stare molto tranquilla perché dispone di una fuoriclasse come la numero 28 Alexandra Ravaz, anche se qui c'è ancora la rete da parte di Casalgrande, siamo sul 13-10, pallone dentro per la GSH che non riesce a sfruttare al 100% questo tipo di occasione e quindi riparte da dietro Ravaz. Ravaz ancora per Crosa, pallone dentro, conclusione di Anna Giulia Francesconi che finisce fuori, riparte da dietro Casalgrande, Furlanetto verticalizza per Dallari, Furlanetto finta il passaggio, finta il tiro, ancora adesso la ritaglia dietro per Raccuglia che entra in aria, Raccuglia palleggio, allarga il gioco, conclusione da parte di Giombetti, il vice capitano di Casalgrande che ha provato questa incursione, gli è riuscita, ribaltamento di fronte, Dallari quasi presa in modo inaspettato la difesa Civitavecchiese che però riesce ugualmente a coprirsi e a ripartire, attenzione, pallone dentro per
la numero 72 Federica Ferretti, che non è riuscita a bloccare perfettamente il pallone. Qui c'è un fallo ai danni di una giocatrice di Casal Grande Padana. Tra poco vi diremo chi è la numero 11, la Dallari, che veramente sta mettendo in serio pericolo gli schemi difensivi di Coach Pacifico, che però fino a questo momento in un modo o nell'altro stanno marginando le avanzate offensive delle avversarie. E infatti siamo sul 13-10 quando mancano 3 minuti e 28 secondi alla fine del tempo, e qui c'è il gol da rigore, sul rigore ancora di Furlanetto. 13-11 e si fa prepotentemente sotto Casal Grande Padana. Ravaz, Francesconi, Anna Giulia Francesconi gestisce il gioco. Ravaz, Ferretti va incontro alla compagna, ancora Ravaz dietro per Crosta, per Francesconi scusate, che gestisce palla, allarga il gioco, finta il tiro, ancora la conclusione, e questa volta la rete da parte del capitan Fanelli, Francesca Fanelli. Riporta sul più 3 la sua squadra. Dallari apre il gioco, ancora il pallone verso la zona centrale. L'arbitro ha fischiato il fallo, e allora ancora Casal Grande. Furlanetto, pallone dietro, apre molto bene sulla fascia, dentro c'è la ribattuta e parte, e riparte anzi l'handball Flavioni con Ferretti. Ravaz, gestione di palla da parte della Flavioni. Ferretti, sì Stefano, perché siamo 14-11 per le Civitavecchiesi, che dopo essersi praticamente fatte rimontare di alcuni punti perché le avversarie erano andate sul meno 2, hanno siglato la rete con il suo capitano, con Francesca Fanelli, il capitano di queste ragazze per l'assenza di Erika Maruzzella, e quindi c'è stata questa importantissima conclusione che ha riportato sul più 3 le Civitavecchiesi. Ricordiamo che manca 1 minuto e 30 secondi alla fine del tempo. Qui c'è un prepotente contropiede della squadra in maglia rossa, viene fischiato fallo in favore della Flavioni, infatti fallo in attacco, che adesso la Flavioni deve gestire questi ultimi minuti con ordine e soprattutto con maturità, perché è sul più 3 e quindi non deve sbilanciarsi troppo. È vero, sarebbe importantissima un'altra rete a questo punto della gara, però sarebbe altrettanto importante non prendere nessuna rete per andare sul più 2, dal momento che siamo sul più 3 fino a questo momento. Furlanetto apre molto bene il gioco sulla destra, conclusione, e qui c'è il gol di Giombetti, che ha così appunto diminuito le distanze. 14-12, 40 secondi. Vediamo che cosa tenterà la Flavioni. Crosta, Ravaz apre il gioco su Bonamano, Chiara Bonamano, entra in area, parte il tiro. Viene fischiato un fallo. Vediamo l'allenatore del Casal Grande che si sta lamentando moltissimo, soprattutto con le sue ragazze, per la zona difensiva. Voleva maggior cattiveria agonistica da questo punto di vista. Intanto Ravaz apre bene su Crosta. Crosta apre il gioco nuovamente su Erika Bartoli. Verticalizzazione. Vediamo che cosa si inventa la Crosta. Mancano 3 secondi. Parte il tiro. Pallone che finisce fuori. E si chiude così questo tempo. 14-12. Con la Flavioni che si è fatta rimontare un po' nel finale, però tendenzialmente meglio Flavioni che Casal Grande, vantaggio meritato fino a questo momento. Noi ci prepariamo a commentare, a vivere insieme il prossimo tempo. Siamo ripartiti con la partita, la gara, e questo secondo tempo avvincente tra Flavioni Handball contro Casal Grande Padana. Ancora Casal Grande che gestisce il pallone, e la conclusione che finisce fuori da parte dei Dallari. Pericolo quindi per le Civitavecchiesi,
sono di partite molto aggressive in questo caso. Le ragazze della squadra in maglia rossa che riescono a trovare il gol, la rete che addirittura le porta sul meno uno da quando praticamente la Flaminia è andata in vantaggio, non era mai riandata praticamente sul meno uno. Pallone dentro, ancora per la Flavioni. Conclusione da parte della Flavioni. E allora riparte nuovamente la manovra da parte delle squadre. La squadra in maglia rossa, pallone dentro. E la conclusione del pareggio addirittura di Raccuglia. Che pareggia i conti. E quindi inizio shock. Inizio shock, dicevamo. Rigestisce il pallone la numero 6 Bartoli che allarga il gioco. Pallone dentro, conclusione sfortunata qui. Un po' la Flavioni che non riesce a trovare la rete. E intanto, attenzione, pallone ancora sulla destra. Raccuglia. Raccuglia dentro, gestione di palla perfetta ed efficace in questa occasione da parte delle giocatrici. In maglia rossa, Bartoli prova a lottare e lancia benissimo. Ravaz, uno contro uno, parte il tiro, rete, rete, 15 a 14, 15 a 14 ragazzi. 15 a 14 e quindi subito azione propositiva. Sì, Stefano, eccomi, eccomi, vi sento. Allora, è ripartito il secondo tempo tra Flavio Nienbol e Casalgrande Padana. Partita subito fortissima e qui c'è il gol nu nuovamente del pareggio. Dicevo, eravamo sul 14 a 12 sul finire del primo tempo. È ripartita la grande Casalgrande, scusami il gioco di parole, che ha ottenuto grazie a due giocate bellissime il pareggio di questa sfida. Poi la Ravaz, come al solito, ha portato nuovamente in vantaggio la Flavioni e poc'anzi c'è stato il nuovo pareggio grazie a Furlanetto che ha rimesso le cose, i conti in. Tra l'altro siamo sul 15 a 15, partita molto molto intensa, sembra quasi una fotocopia del primo tempo, però all'incontrario, il Casalgrande è partita con lo stesso atteggiamento della Flavioni ad inizio del primo tempo. Qui calcio di rigore però trasformato da Enrica Bartoli che spiazza molto bene la Bassi e riesce così a trovare il gol che porta in vantaggio la Flavioni. Stefano, da quello che siamo riusciti a capire da questi primi minuti di questo secondo tempo, è che sicuramente sarà una partita vincente fino all'ultimo perché c'è molto molto equilibrio e soprattutto, ripeto, c'è molta intensità, intervento pazzesco del portiere della Flavioni, della Buschel, che quasi con la gamba, con la coscia è riuscita ad evitare un gol praticamente fatto. Sappiamo quanto sono pericolose le conclusioni delle giocatrici di Casalgrande. Qui torniamo però al racconto della gara perché c'è Francesconi che palleggia e la ridà indietro a Enrica Bartoli, verticalizza la Bartoli per la Francesconi che cambia in modo pericoloso gioco. Era già, anzi aveva accennato l'uscita dai pali il portiere Bulacce, scusate, conclusione che finisce fuori, c'è però il fallo fischiato dalla direttrice di gara. Si ripartirà nuovamente da dietro con Crosta che l'appoggia in modo agevole per la Ravaz. Crosta ancora sulla sinistra, pallone dentro, conclusione. Vediamo se è stato assegnato il gol perché l'arbitro ha fermato il gioco. Non è stato assegnato il gol, è stato però assegnato calcio di rigore. E allora commentiamolo e viviamolo insieme perché andrà Enrica Bartoli, ancora lei, la numero 6 della Flavioni, uno contro uno. Parte Enrica Bartoli e nuovo più due da parte della Flavioni che ha reagito, ha risposto con carattere, con personalità al pareggio quasi inaspettato di questo secondo tempo perché, ripeto, il Casalgrande quasi con due azioni molto veloci e di qualità è riuscito a ottenere il pareggio. Poi la Flavioni si è riportata nuovamente in vantaggio grazie alla Ravaz e poi adesso con Enrica
Enrica Bartoli direttamente da calcio di rigore è riuscita nuovamente ad andare sul più 2. Gestione di palla, però c'è fallo in attacco di Casalgrande. Si può ripartire da dietro con la gestione del pallone adesso di Enrica Bartoli, che la dà indietro a Crosta. Crosta per Ravaz, appoggia il pallone alla compagna. Giro palla perfetto da parte delle giocatrici di Coach Pacifico. Crosta, Ravaz tenta la verticalizzazione, anticipo però impeccabile di Dallari che va in contropiede, a campo aperto Dallari, Dallari uno contro uno, Boulash gli dice no, gli dice no, e allora contropiede, ribaltamento di fronte, Crosta, parte il tiro, palo. Che partita, ragazzi, per gli amanti di pallamano, davvero un bello spettacolo da vedere. Stiamo vivendo una partita e commentando insieme una partita bellissima, ne vale la pena essere qui al palazzetto. Dallari si vuole riscattare per l'errore precedente, all'indietro per Furlanetto, apre il gioco sulla sinistra, ribaltamento di fronte, ancora Dallari, parte il tiro, Boulash, ancora lei, la numero uno, fa ripartire il gioco. Ravaz apre il gioco sulla Bartoli, che è liberissima sulla sinistra, ha tempo di pensare, si accentra, è contrastata da una giocatrice, adesso la Crosta prova a sfondare in area di rigore, viene commesso fallo, però non proprio dentro l'area, e infatti l'arbitro non ha segnato calcio di rigore. Crosta, Ravaz, Crosta, Crosta, si libera di un avversario, va alla conclusione e trova un gol bellissimo, pazzesco, bellissimo davvero. Ci voleva molta tecnica per riuscire a siglare questa rete, perché è stata praticamente marcata da due avversarie, è riuscita a trovare l'unico spazio disponibile che avevano lasciato inevitabilmente nel posizionamento di marcatura le giocatrici di Casalgrande, e Martina Crosta, che in precedenza aveva preso il palo, questa volta non ha sbagliato e con cattiveria ha trovato il più 3, 18-15 per la Flavioni. Parte il tiro, però ancora una volta Giombetti sulla destra trova la rete che accorcia le distanze. Crosta per Enrica Bartoli, non ha nessuna fretta, verticalizza per Francesconi, passaggio troppo potente e troppo alto, impossibile arrivarci per Chiara Bonamano. Raccuglia, apre il gioco ancora per Giombetti. Tra l'altro credo che Coach Pacifico si stia un po' arrabbiando, con, passatemi il termine, con le sue giocatrici, perché hanno fatto una azione praticamente identica nel giro di pochi minuti le ragazze in maglia rossa, ribaltando il fronte sempre sulla Giombetti, che in un'occasione ha trovato il gol, qui il gol però lo trova Bartoli, 19-16. Dicevo, con Giombetti che in un'occasione ha trovato il gol, poi praticamente l'azione dopo è stata la fotocopia dell'azione del gol della Giombetti, questa volta però non è riuscita a trovare la rete la numero 5, e Enrica Bartoli invece, come commentavamo prima insieme, ha trovato la rete. Intanto stiamo assistendo al time out, al primo time out di questo secondo tempo. Squadre che stanno rientrando in campo proprio in questo momento. ...19-16... ricordiamo il parziale. Riparte con la gestione del pallone la squadra in maglia rossa. È entrata in campo anche Simona Artoni. Ancora invece non è entrata in campo praticamente la sorella Alessia Artoni, che ha il numero 18. Furlanetto, pallone per Raccuglia. Raccuglia prova a entrare in area, viene fermata la numero 3 del Casalgrande Padana. E allora finta il tiro, Furlanetto che prova a far passare il pallone, non ci riesce. Lo va a recuperare Gaddi.
Pallone per Simone Artoni. La sfera rimane lì e allora esce Bulash. Attenzione, qui sbaglio, c'è il gol, però si deve ribattere, credo sia stato fischiato una sorta di punizione. L'arbitro ha annullato il gol. E adesso però lo trova nuovamente Furlanetto, che aveva siglato anche la rete in precedenza, però l'arbitro aveva fermato. E però sul ribaltamento di fronte, spaccata il portiere del Casalgrande. Qui fallo nettissimo, nettissimo, ai danni della giocatrice, della numero 6, della Bartoli, che subisce praticamente uno strattonamento sulla maglietta e quasi una botta, e quindi fallo fischiato per l'handball Flavioni. Qui l'arbitro non so se va a dire qualcosa al coach del Casalgrande Padana. Ancora polemiche in campo, vediamo come va a finire questa situazione, come si evolve. Comunque è stato assegnato fallo, questo è poco ma sicuro per l'handball Flavioni. Vediamo come usufruirà di questa palla inattiva. Tutto pronto per la battuta. C'è la giocatrice della Flavioni, Bartoli, verticalizza, pallone all'indietro, ancora Bartoli, dentro per Crosta. Mancano 20 minuti però, Stefano, c'è stato il gol siglato proprio in questo momento. Porta bene questo cambio di linea, perché ancora una volta la buona mano è riuscita a siglare praticamente la 20ª rete per la sua squadra in questa partita. Quindi, facendo un attimino il riassunto, siamo a 20-17 per l'handball Flavioni contro Casalgrande Padana. Mancano 19 minuti e 43 secondi alla fine di questo secondo tempo. Qui conclusione subito da parte della squadra maglia rossa. Contropiede, ripartenza, c'è da sola Bartoli che viene servita in questo momento. Uno contro uno e rete! Ancora lei, ancora lei. 21-17, perfetta la ripartenza. Però mi devo correggere, perché non è stata Enrica Bartoli ma è stata Francesconi, Anna Giulia Francesconi, tra l'altro giocatrice che ha sbloccato questa gara sul calcio di rigore. Adesso segna un'altra rete importantissima, perché segna la rete del più 4. Non c'era mai stato un più 4 in questo secondo tempo della Flavioni sul Casalgrande Padana. C'è in questo momento grazie alla rete di Francesconi, Anna Giulia, che è stata servita forse con un pizzico di ritardo, però è riuscita ugualmente con freddezza, con concretezza, a battere il portiere. Qui avanzata da parte della numero 11, della Dallari, che viene fermata, fallo fischiato. E allora ancora Casalgrande che prova a incrementare l'azione in zona offensiva. Dallari, parte il tiro sotto le gambe di Bulash, che qui non è stata impeccabile, però c'è da fare comunque i complimenti, Stefano, al portiere della Flavioni Handball, perché in un paio di interventi quest'oggi è stata davvero decisiva. E probabilmente, se non fosse per la prestazione ottima, anche se un po' in calo in questo secondo tempo, della Ravaz, sarebbe una delle migliori in campo. E c'è un altro gol, ancora Martina Crosta, esatto, 22-18 per l'Handball Flavioni. E si torna dunque sul più 4 quando mancano 18 minuti e 12 secondi alla fine del secondo tempo. Raccuglia, la rigioca dietro, amministra il pallone Casalgrande, va a compattarsi in zona difensiva la Flavioni. Pallone per Dallari, movimento, molto movimento delle giocatrici in maglia rossa che non riescono a trovare spazio. Prova il tiro deviato e sporcato la Dallari, e allora altro contropiede, ancora Anna Giulia Francesconi, si accentra la Francesconi, commette passi però qui. Commette passi però perché è stata spinta, e infatti viene fischiato il fallo naturalmente in favore della Flavioni. Crosta l'appoggia sulla Ravaz, che come al solito gioca a destra, un po' come si utilizza anche a calcio. A destra si mettono i mancini che rientrano sul mancino, naturalmente al pallone con i piedi, si tira qui. La Ravaz va al tiro potentissimo con la mano sinistra e ancora trova l'angolino giusto Enrica Bartoli. Questa volta sì che è lei a trovare la rete. 23-18 e più 5, mai successo in questo secondo tempo, più 5. Però manca ancora tantissimo, 17 minuti praticamente alla fine della gara. Ancora Casalgrande che prova adesso a cambiare lato
Non cambia musica però perché c'è sempre la risposta presente della retroguardia della Flavioni. A parte un inizio un po' timido della difesa Civitavecchiese, devo dire che in questo secondo tempo, fino a questo momento, stiamo vedendo una difesa più efficace ed efficiente della squadra di Coach Pacifico. Ancora Casalgrande, Dall'Ari, centralmente, va alla conclusione, viene atterrata. Fallo che ci poteva stare, anche se sentiamo un po' le lamentele da parte del pubblico, però fallo che c'era anche perché la Dall'Ari rimane a terra. Ovviamente non per perdere tempo, perché tanto ormai il gioco era stato fermato. Entra in campo lo staff tecnico e medico del Casalgrande Padana per andare ad accertarsi delle condizioni della numero 11, che si rialza in questo momento, riceve comunque gli applausi anche da parte dei tifosi civitavecchiesi. Bel segnale questo, perché è sicuramente una delle migliori in campo quest'oggi. E calcio di rigore andrà la numero 10, la Furlanetto, come al solito. Anzi, non è calcio di rigore, ma è calcio di punizione, perché vediamo la difesa della Flavioni posizionata. Tutto pronto, ancora Furlanetto. Che finta il tiro, è uno schema, parte il tiro, si mangia un gol fatto praticamente la Franco, anche se si trovava in posizione defilata, c'è da dire. Sì, Stefano, ti sento perfettamente. Fallo ai danni di Bonamano. Riparte da dietro la Flavioni. Ancora Anna Giulia Francesconi. La rigioca su Martina Crosta. Movimento da parte delle giocatrici della Flavioni. Fallo fischiato. Direttore di gara, appunto, ferma tutto. Allora Crosta apre il gioco. Pallone all'indietro per la numero 10, Francesconi. Prova a velocizzare la manovra alla squadra in maglia giallo fluorescente. Qui palo esterno colpito. Ribaltamento di fronte. E pallone ancora in favore di Casalgrande Padana. Gestione di gioco. Dall'Ari, dentro in area. La giocatrice viene contrastata praticamente da due giocatrici della Flavioni e fallo fischiato, conclusione, pallone deviato, sarà calcio d'angolo. Si lotta ancora in zona difensiva, qui c'è un altro contatto, credo verrà assegnato un altro fallo. Attenzione alla conclusione di Alessia Artoni. Altro calcio di punizione, 23-18 il parziale, conclusione, risponde presente, Franco, Franco, Franco in rete, Franco, 23-19. Serve adesso un'altra risposta da parte della Flavioni, 23-19, 14 minuti praticamente alla fine della partita. È ancora dietro il pallone, può ripartire in contropiede Casalgrande Padana. Pallone dentro per Furlanetto, vede il movimento della compagna, forse un po' largo il pallone per Artoni che si accentra. Artoni, Artoni. Pallone dietro. E gestione del pallone. Sì, ci sono, Stefano, siamo sul 23 al 19, quindi praticamente dall'ultima volta che eravamo in collegamento Casalgrande è cambiato poco, Casalgrande è riuscito a siglare solamente una rete. Mancano praticamente 13 minuti. Perfetto, ci sentiamo dopo.
Intanto Bartoli entra in area, perde anche una scarpa. Allora può ripartire intanto qui Casalgrande, uno contro uno, difesa schierata, altro fallo fischiato. Si ripartiva con la Flavioni, con Bulash, crosta, crosta per Bartoli, crosta apre il gioco sulla destra, ancora handball Flavioni con Martina Crosta. Enrica Bartoli verticalizza, si spinge in avanti la formazione di Coach Pacifico. Bartoli dentro per Ravaz, gioco fermato. Riparte da dietro ancora una volta la formazione di Coach Pacifico. Bartoli, Enrica Bartoli prova a entrare in area, buon posizionamento da parte della difesa del Casalgrande, ma dalla conclusione incrocio dei pali e dentro. Che intervento del portiere, sfortunata qui la Flavioni, crossa in modo irruento, riesce a intervenire sul pallone. Ribaltamento di fronte, non c'è un attimo di pausa, non c'è un attimo di tregua. Raccuglia dietro per Furlanetto, Furlanetto dentro, parte il tiro in rete, 23-20, bella azione questa volta. La rete è stata siglata dalla numero 18, Alessio Artoni. Viene chiamato intanto il time out per far rifiatare un attimo le squadre in campo. Buonissima intensità per tutto questo secondo tempo. 23-20 il risultato. Flavioni che sta un po' calando dal punto di vista fisico, però deve cercare a tutti i costi di mantenere alta la concentrazione. E quindi colloquio, riprendiamo tra poco. Quindi la partita, quando siamo sul 23-20, 11 minuti e 13 secondi alla fine della gara, quando intanto c'era arrivato praticamente la comunicazione che invece mancavano 5 minuti per quanto riguarda l'altra partita che stiamo seguendo noi di Mecenate TV, sempre in diretta, partita commentata da Simone Dell'Uomo, tra Roma Arvaglia e SNC, partita che vedeva i due fratelli Muneroni fronteggiarsi quest'oggi. Poi ci faremo dire anche il risultato di quella partita, sicuramente per gli amanti dello sport civile vecchiese sarà una notizia interessante. Siamo ripartiti proprio in questo istante con Enrica Bartoli che la rigioca indietro per Martina Crosta. E allora Ravaz cambia lato, verticalizzazione, pallone dentro per Enrica Bartoli che tenta il passaggio, lo fa adesso per Crosta, buon movimento, fallo fischiato. Siamo ripartiti dopo il fallo. Bartoli ha tre avversari davanti, è costretta a girarla dietro per la Ravaz. Va alla conclusione, tiro che finisce alto sopra la traversa. Può ripartire Casalgrande Padana che si spinge in avanti con Furlanetto. Furlanetto dentro ancora Francesconi, riparte crosta, contropiede, 2 contro 1, deve velocizzare la manovra. Infrazione di gioco fischiata, infatti il pallone viene ridato a Casalgrande Padana. Può ripartire Martina Crosta, gioca su Enrica Bartoli, giro palla delle giocatrici della Flavioni, uno contro uno, pallone che sguscia fuori, rimessa laterale. Crosta ancora, Enrica Bartoli che scivola, infatti l'arbitro non fischia fallo, decisione giusta questa volta. Dall'ari e strutta in modo efficientissimo ed efficacissimo il contropiede. 23-21, si rifà sotto pericolosamente Casalgrande Padana, pericolo quindi. Crosta la rigioca sulla compagna, può intervenire la Flavioni che deve mettere in campo tutta la sua grinta per questo finale di gara quando mancano praticamente 9 minuti alla fine della gara. Martina Crosta
Adesso Casalgrande sta difendendo con molta più compattezza rispetto a prima. Enrica Bartoli fa rimbalzare il pallone per terra e lo fa, anzi sul parquet, e lo fa andare alla compagna. Viene fermato il gioco. Bartoli, Ravaz traversa, che giocata della Ravaz, ancora una volta la sua classica giocata, guadagna comunque fallo, crossa, Bartoli, Ravaz parte il tiro, prova il piazzato, buona copertura da parte della numero 10, Savoca, che ha coperto molto bene, infatti hanno cambiato, ha giocato il primo portiere nel primo tempo, il capitan Bassi, il secondo portiere Savoca nel secondo tempo. Ancora la conclusione che finisce fuori per fortuna della Flavioni, deve difendere con più diligenza e sapienza difensiva la squadra di Coach Pacifico. Siamo sul 23-21 per la Flavioni, si gira Bartoli, che gol fondamentale, bellissimo, 24-21, si ritorna sul più 3. Raccuglia, pallone dentro per Furlanetto che riporta la sua squadra a meno 2, 24-22, 7 minuti e 20 secondi alla fine della partita. Bartoli, conclusione che prende il palo, quella della numero 28 della Ravaz. Si ripartirà da dietro con Dallari ancora per Raccuglia, giro palla adesso del Casalgrande Padana, deve coprire tutti gli spazi adesso, anche molti applausi di incoraggiamento per l'handball Flavioni, traversa di Casalgrande Padana. Allora crosta, passaggio sbagliato e pallone che finisce fuori. Sì Stefano, perché abbiamo visto quello che era un po' successo nel primo tempo con la Flavioni che stava mettendo la marcia sull'acceleratore, poi però c'è stato il recupero in termini di risultato da parte del Casalgrande. Siamo infatti sul 24-22, partita quindi apertissima, mancano 5 minuti e 51 secondi alla fine della gara, con Casalgrande che sta continuando a spingere in zona offensiva, viene atterrata qui la giocatrice in maglia rossa e dunque si riparte per il fallo in favore della squadra ospite. Riparte però molto bene la Flavioni con la Ravaz, contropiede a un'avversaria di fronte a sé che commette fallo, vengono fischiati i passi, ma i passi sono stati fischiati perché è stato commesso il fallo e quindi il pallone è ancora in favore della handball Flavioni. Bartoli verticalizza, solito asse quello utilizzato da Bartoli, pallone all'indietro, attenzione perché c'è l'intercettazione da parte della squadra in maglia rossa, riparte Furlanetto, movimento di Giombetti che va alla conclusione e va anche sul meno 1 Casalgrande Padana, 24-23. Pericolo quindi per l'handball Flavioni, che adesso deve reagire, serve assolutamente una rete per dare un po' di sicurezza e soprattutto dare una scossa, perché non voglio dire che si sia addormentata la squadra di Coach Pacifico, però qualche disattenzione in fase difensiva si poteva sicuramente evitare. Adesso vedremo come reagirà, però in questo finale sarà importantissimo mantenere i nervi saldi. C'è da dire che entrambe le squadre hanno corso tantissimo in questa partita e ovviamente sono state spese tantissime energie. Lo facevamo prima, il discorso dell'amministrazione delle energie che sarebbe risultato decisivo alla fine della gara. Vediamo chi la spunterà allora. Pallone per Raccuglia, dentro per Franco va alla conclusione, trova il pareggio Casalgrande Padana. Bartoli, è da qualche minuto ormai che
Dopo la rete di Enrica Bartoli, l'handball Flavioni non riesce più a scardinare la difesa in maglia rossa. Vediamo se ci riesce adesso. Pallone per Enrica Bartoli. Ancora Bartoli. Che parata, che parata. Ma anche un po' di fortuna per Casalgrande Padana. Aveva trovato l'angolino giusto la Flavioni, ma il secondo portiere Savoca si è immolata su questo tiro, impedendo la rete e mantenendo il pareggio per la sua squadra. Pallone dentro e va in vantaggio addirittura Stefano, va in vantaggio Casalgrande Padana con Furlanetto. Veramente brutto momento per la Flavioni, che adesso prova la reazione. Qui viene buttata letteralmente a terra Martina Crosta e fallo per la Flavioni. Bartoli cambia lato sulla Ravaz, pallone per Bonamano. Ravaz uno contro uno, due avversari addosso, subisce ancora fallo e pallone per la Flavioni. Crosta, finta il tiro, si allarga, va Crosta, la conclusione, anzi no, non riesce a concludere perché ancora una volta viene murata, viene fermata in modo falloso Ravaz, c'è un avversario libero, va da sola, trova il gol. Vediamo se è regolare, anzi no, non è regolare perché l'arbitro fa ripartire 24-25, sì. E allora Bartoli da tre avversari viene fermata. Aggressiva la difesa ospite. Attenzione alla conclusione, la rete! Rete sul primo palo, bellissima la rete della Flavioni Handball. Con Anna Giulia Francesconi, da quel lato fa sempre male sul primo palo, questa volta Savoca non ha potuto nulla. Buonissima però la prova del secondo portiere del Casalgrande Padana, che ricordiamo è entrata nel secondo tempo a posto del primo portiere del capitano Bassi. Si utilizza a fare così con Casalgrande, che però va nuovamente in vantaggio, 1 minuto e 55 secondi e finale tutto da vivere quando viene chiamato il timeout chiamato 25-26 in favore di Casalgrande Padana. Manca 1 minuto e 52 secondi quando è stato chiamato il timeout, l'ultimo timeout di questa partita. Ancora colloquio giocatrici con i rispettivi tecnici per le ultime indicazioni sia tattiche che tecniche di questa partita, anche se permettimi di dire, Stefano, che sono un po' saltati i meccanismi tattici, perché adesso praticamente la Flavioni dovrà riversarsi in avanti, non ha nulla da perdere, dovrà a tutti i costi cercare o il pareggio o la vittoria, mentre invece ovviamente il tecnico della squadra in maglia rossa starà dando indicazioni più difensive alle sue giocatrici. Come abbiamo visto, la difesa fino a questo momento nel finale è stata efficace sulle avanzate Civitavecchiesi. Vedremo allora come si evolverà questo finale di partita, emozionante, entusiasmante e coinvolgente. Attendiamo il fischio dell'arbitro che farà proseguire nuovamente il gioco. Bartoli, Crosta, Ravaz, sovrapposizione, ancora Ravaz, apre su Bartoli, verticalizza. Movimento solito della Flavioni. Ravaz. C'è libera da sola la compagna. Pallone dentro. Parte il tiro. Attenzione perché c'è un brutto fallo quando manca 1 minuto e 32 secondi. La giocatrice della Flavioni rimane a terra. L'arbitro va a accertarsi delle sue condizioni. Credo voglia il cambio. La Bonamano che si mette le mani sulla nuca. Non so se sia in grado di continuare. Un po' di polemiche in campo. No, nessun cambio, potrà continuare la buona mano. E quindi calcio di rigore, occasione colossale questa per la Flavioni. Va Bartoli, parte il tiro, rete, Enrica Bartoli, 26-26, un cecchino da calcio di rigore. Inutile dire che la posta in palio è altissima, sarebbe quasi banale. 26-26, manca 1 minuto e 10 secondi da vivere e commentare insieme. Casalgrande ancora in avanti, prova a reagire la squadra in maglia rossa, fallo fischiato e allora ancora la squadra in maglia rossa prova a riversarsi davanti. Raccuglia, cambia lato, ancora Raccuglia, vediamo se va alla conclusione. Pallone che rimane lì,
Pallone ancora per Casalgrande, Padana va alla conclusione, Furlanetto, pallone rubato dalla Crossa, 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 contropiede, attenzione, Ravaz la può chiudere, la può chiudere, rete, rete 27-26 a 38 secondi, subito ribaltamento di fronte però, non c'è un attimo di tregua, attenzione, 30 secondi, 30 secondi, all'ultimo istante la Ravaz la può decidere lei, adesso deve gestirla la Flavioni, deve gestirla, ma che partita all'ultimo secondo, Ravaz, cambia lato. Pallone sulla sinistra, Bartoli, e chiude la gara, chiude i conti, 28-26, 28-26, Enrica Bartoli chiude la partita, 28-26, anche se qui c'è un tiro pericolosissimo, finisce qui, qui alla Flavioni, al palazzetto dello sport, handball Flavioni 28, Casalgrande Padana 26, con coraggio, con personalità, con orgoglio, riescono a portare a casa questa importantissima vittoria. Stavano praticamente sul pareggio, poi pallone rubato, la Ravaz ha strillato la rete e poi la Bartoli a 10 secondi dalla fine è andata sul più 2, siglando così la 28esima rete per la sua squadra. Mi senti, Stefano? Perfetto. Del fatto che sul pareggio, quando poteva vincere la partita Casalgrande Padana, le ragazze di Coach Pacifico hanno rubato un importantissimo pallone praticamente con le ultime forze che avevano a disposizione, contropiede, pallone per la giocatrice più forte di questa squadra, Alexandra Ravaz, che davanti al portiere come al solito è stata fredda, ha siglato il gol e poi nuovamente le forze, comunque le energie, le ha fatte riacquistare un po' di energie e hanno permesso, e questo time out alla fine ha permesso comunque di rifiatare poco, però rifiatare alla fine è stato decisivo. Eh sì, Stefano, dici bene, perché oltre che per il morale, che è sicuramente una vittoria importantissima, è una vittoria fondamentale per la classifica delle Civitavecchiesi in zona salvezza. Tra l'altro quest'anno, senza il probabilmente, la Flavioni aveva avuto un po' di sfortuna in casa, aveva raccolto meno di quello che aveva costruito e oggi questa vittoria se la meritava a tutti, veramente serviva e soprattutto se la meritava per quello che ha mostrato e che ha fatto vedere la squadra di Coach Pacifico. E sottolineo una cosa molto importante, che andare adesso a riposarsi tra virgolette, perché ci sarà comunque il richiamo alla preparazione durante le vacanze natalizie, però con questa vittoria che rilancia l'handball Flavioni in classifica è sicuramente un fattore a vantaggio delle ragazze di Coach Pacifico, che credo che oggi abbiano acquistato quella consapevolezza in più nei propri mezzi che un pochino mancava, soprattutto nelle ultime partite dove probabilmente c'era stato anche un po'
di sfortuna, come dicevo. Thank you.
Sì, vabbè, chiamami, vai. Allora, siamo qui con coach Pacifico. Coach, partita bellissima. Abbiamo visto nel primo tempo siete partiti subito con un atteggiamento aggressivo, a testimonianza che c'era voglia di vincere questa partita, e poi nel finale avete recuperato e addirittura siete andati sul più 2. È soddisfatto per quello che ha visto anche in termini di gioco e di carattere soprattutto? Soddisfatto sicuramente del primo tempo e di parte del secondo tempo. Poi gli ultimi 10 minuti abbiamo rischiato di perderci in un bicchiere d'acqua, troppa superficialità, ma l'importante era vincere, perché questi erano 3 punti di salvezza importantissimi che valgono doppi, perché Casalgrande non è in zona salvezza. Era importante vincere, sono state brave, bravissime nel primo tempo e superlative negli ultimi 2 minuti, perché comunque uno sotto in casa a 3 minuti dalla fine è dura, ne so qualcosa. Sono state veramente brave a rimanere concentrate quei 3 minuti che erano fondamentali, e abbiamo portato a casa questi 3 punti che sicuramente ci daranno una mano in ottica salvezza. E poi coach, l'ha detto anche lei, comunque questa era una squadra che è partita anche bene, perché si trova in zona playoff, se non sbaglio è sesta con 14 punti, e questa vittoria, proprio perché avviene contro questa compagine, dà ancora di più consapevolezza nella forza dei vostri mezzi. Esatto, è una squadra, Casalgrande, sicuramente non devo fare presentazione a Casalgrande, milita in Serie A da parecchi anni, ha una storia in Serie A, giocatrici nazionale giovanile, e in più quest'anno punta ai playoff in maniera concreta. Noi puntiamo alla salvezza, ma questi risultati ci fanno capire che le potenzialità del gruppo sono veramente più alte. E oggi grandissima partita andrà da Bulaghe, che magari invece in altre partite poteva essere meno brillante. Se questa è la voglia delle ragazze di imporsi su un campionato che magari all'inizio non le vedeva a livello, allora sicuramente ci toglieremo lo sfizio della salvezza, che era impensabile all'inizio della stagione. Grazie coach, grazie mille.